Sono Calvino. E dove sei nato? Sono nato a Sanremo. Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del Sud. Per fare che cosa? Per fare i più vari mestieri. Mio padre appunto stava in America, appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati, quindi è tornato poco dopo la mia nascita e ho vissuto a Sanremo i primi 25 anni della mia vita interrottamente. Che mestiere fai? Faccio lo scrittore, sì, cioè scrivo delle cose che a volte diventano dei libri che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie. È una bella definizione questa di Calvino, ma parafrasando il titolo di un famoso libro di Raymond Carver, mi viene naturale iniziare questa serata chiedendoci di che cosa parliamo quando parliamo di Italo Calvino. Perché in effetti, sotto un profilo strettamente letterario, gli Italo Calvino, sono perlomeno tre, senza considerare che noi lo riteniamo uno dei più importanti scrittori italiani del secondo Novecento, mentre a La Habana lo ritengono uno dei più importanti scrittori cubani della stessa epoca, essendo Calvino nato per caso in una cittadina poco distante dalla capitale cubana, Santiago de Las Vegas, da non confondersi ovviamente con Santiago de Cuba, che sta dall'altra parte dell'isola, una città peraltro molto molto più grande. Era il 15 ottobre del 1923 e il motivo per il quale il futuro grande scrittore si trovò appunto a nascere a Cuba fu che suo padre, l'agronomo sanremese da molte generazioni, Mario Calvino, era stato chiamato a dirigere una stazione sperimentale di agricoltura e una scuola di agraria proprio a Cuba, dopo aver trascorso, pensate, 20 anni a lavorare in Messico. La madre, Evelina Mameli, descritta dallo stesso Italo come una donna austera, molto severa, rigida, era originaria della Sardegna, di Sassari in particolare, e da laureata in scienze naturali lavorava come assistente di botanica all'Università di Pavia. Insomma, Calvino cresce in una famiglia molto colta e stimolante, specie per un'epoca in cui i laureati erano pochissimo, le donne poi ne parliamo, ma per sua stessa missione non beneficerà più di tanto di quella situazione, dovendosi in qualche modo anzi difendere da due personalità così forti, appunto quella del padre e della madre, magari non utilizzando, anzi perdendo per certi aspetti, molti dei saperi che gli venivano trasmessi, in particolare da un padre non solo aperto e cosmopolita, ma che aveva vissuto esperienze particolarissime come la rivoluzione di Pancho Villa in Messico. Lui l'aveva vissuto in presa diretta, l'aveva vista, aveva assistito a questa rivoluzione. In gioventù, peraltro, il padre era stato un militante anarchico di fede kropotkiniana, cioè si riferiva al principe Kropotkin, grande rivoluzionario russo, autore tra l'altro di Campi, Fabbriche e Officine, di molti altri libri famosi, poi diventare un socialista riformista, ma sempre tenendo ben presente la lezione repubblicana di Mazzini, mentre la madre, che era anche lei socialista, ma era interventista, per esempio durante l'inizio della prima guerra mondiale si schierò con gli interventisti, veniva da una famiglia laica. Calvino resterà a Cuba soltanto 2 anni. Sufficienti però per spingere i cubani a rivendicarlo come un proprio autore. Ma questo è vero, io mi ricordo a Cuba più volte alla fine del libro, non so che dire, beh, Calvino è cubano. Quindi. E non si sentirà mai lui cubano, bensì si sentirà sanremese. Qui vediamo anche delle immagini della sua infanzia e della Sanremo di quell'epoca. Di una Sanremo che a quei tempi era anche un crocevia culturale molto importante, un luogo in cui trascorrevano l'inverno vecchi aristocratici inglesi e russi, ma anche artisti, giovani intellettuali, scienziati provenienti da mezzo mondo. Una cittadina un po' magica e anch'essa cosmopolita, alla quale lo scrittore resterà per sempre legatissimo, al punto tale che, secondo molti critici,
Le tante città invisibili descritte nel suo omonimo libro del 1972 altro non sarebbero che altrettante diverse trasposizioni fantastiche della stessa cittadina della ponente ligure, ma questa è soltanto un'ipotesi, perché Calvino, come stiamo per sentire dalla sua stessa voce, non ne fa cenno. Perché tutte le sue città invisibili sono chiamate con un nome di donna? Dare il nome a delle città immaginarie mi apriva varie possibilità. Si potevano, per esempio, dare dei nomi orientali, il fare dei paesi dell'Oriente dei simboli, quasi delle allegorie della situazione più vicine, è una tradizione che è data dal Settecento. Ma io trovo che oggi l'Asia è diventata una cosa diversa per noi, è molto più vicina, è un paese i cui problemi stanno davanti a tutti noi, non si può più usare l'Asia come simbolo, quindi non ho voluto cercare dei nomi anche vagamente di sapore orientale. Potevo dare dei nomi puramente astratti, ma che sarebbero stati adatti per un certo tipo di città, non per tutte, ma in qualche modo sarei caduto nell'arbitrario. Invece trovo che questi nomi di donna avvicinano queste città, creano un rapporto con loro, fanno di ognuno di questi pezzi quasi una lettera d'amore o di disamore, e creano un rapporto personale con queste realtà che sono immaginarie, che sono queste città. E questo è un punto di vista ovviamente di Calvino, particolare sui nomi associati alle città invisibili, ma torniamo un attimo alla sua storia. E diciamo che a partire dal 27 Calvino si trasferisce appunto a Sanremo, a 2 anni, vivendo a Villa Meridiana, frequentando un asilo infantile, St. George College, e poi tra il 29 e il 33, pensate, le scuole valdesi, costretto dal regime fascista, come tanti bambini, a diventare un balilla. I genitori sono naturalmente antifascisti, però non lo sono in maniera impegnata, militante, sceglieranno di non vivere questa loro posizione in modo così esplicito. E come abbiamo visto sono anche 2 scienziati, così come lo diventerà il fratello minore, Floriano, destinato a una carriera di grande successo internazionale come geologo. E Italo di fatto è l'unico letterato della sua famiglia, poi capiremo anche perché è una famiglia, perché è una famiglia che a partire dal padre appunto giudicava negativamente gli studi umanistici. Nel 1934 Calvino comincia a frequentare il ginnasio liceo Cassini, il solo ad essere esonerato per volontà dei genitori dalle lezioni di religione, sentendosi così diverso ovviamente dagli altri compagni di classe, anche se non emarginato, che casomai, come scrisse anni dopo lui stesso, isolato, si sentiva così, isolato per motivi giusti, abituato a sopportare il disagio che ne deriva, a trovare la linea giusta per mantenere posizioni che non sono condivise dal più. Io mi sono soffermato brutalmente su questo aspetto, perché poi nel corso della sua vita Calvino prenderà spesso delle posizioni cosiddette di minoranza, sia per quanto riguarda la sua concezione della letteratura che per ciò che concerne la dimensione politica, specie all'interno del proprio mondo di riferimento, cioè della sinistra più o meno comunista. Ricordiamoci dunque di queste sue parole, perché in seguito ci serviranno a capire meglio determinate sue riflessioni. Intanto abbiamo questo giovanissimo studente ginnasiale, Italo Calvino, che comincia ad avvicinarsi alla letteratura e lo fa leggendo cosa? Innanzitutto, pensate, il primo e secondo libro della giungla di Kipling, è quello che lo affascina di più, ma in effetti è abbastanza normale, nonché delle riviste satiriche che uscivano all'epoca, quali Bertoldo, il Marco Aurelio e il Sette Bello, appassionandosi contemporaneamente al cinema e ai fumetti, che tra l'altro comincia a disegnare
in prima persona. Vedi, esiste anche un Calvino fumettista, insomma, diciamo così. E anche questi riferimenti giovanili, appunto, sono importanti per capire l'opera e il pensiero di Calvino, specie quella realizzata tra gli anni 60 e 70, anticipata però da uno dei suoi romanzi brevi più significativi sotto il profilo del superamento della realtà e del realismo, ma anche dell'uso metaforico del fantastico. Calvino è ovviamente il padre del fantastico, insomma. Poi c'è anche Buzzati, ne parleremo l'ultima serata, quindi ci sarà anche un collegamento che cercheremo di fare tra questi due autori. Il riferimento è un libro del 52, uscito nella famosa collana dei gettoni di Elio Vittorini, diretto da Elio Vittorini, che era tra l'altro un suo caro amico. Il libro è Il Visconte dimezzato, la notte vicenda del visconte Medardo di Terralba, il quale durante una guerra contro i turchi viene colpito e spaccato letteralmente in due parti, ognuna delle quali farà ritorno a casa creando nei suoi possedimenti terrore, imbarazzo, ma anche morbosa curiosità, fino ad un epilogo del tutto inatteso di una storia già assurda di per sé. E l'obiettivo di Calvino in quel caso fu quello di creare nel lettore divertimento, e in questo si trovò ad essere decisamente fuori linea rispetto al dibattito di quel periodo, soprattutto rispetto a molti autori cosiddetti impegnati di quell'epoca, che non vedevano di buon occhio l'idea del divertimento, al punto tale che dovete quasi giustificarsi di fronte alle prese di posizione di altri autori, citando un autore, un drammaturgo tipico, importantissimo, una icona della sinistra di quel periodo, cioè Bertolt Brecht, il quale Brecht diceva, in prima persona, la prima funzione sociale di un'opera teatrale, in questo caso poteva essere estendibile anche all'opera letteraria, era il divertimento, definito da Calvino una cosa seria. Sono stato spareggiato dalle cicatrici, ora da me
un po' ci preparavamo al peggio. Ed ecco, la lettiga veniva appoggiata a terra. Il mezzo della bomba nera si vedeva. La grande vecchia padre si era stata fece per avvicinarsi, ma da quel momento si levò una mano con un aspro gesto di diniego. E convulso, e davanti ai nostri occhi, un medaglio di terrano, balzò in piedi, impennandosi a una stampella. Un mantello nero col cappuccio gli scendeva dalla parte fronte, ma dalla parte destra era buttato all'indietro, scoprendo metà del viso della persona stampata alla stampella. Mentre sulla sinistra sembrava che tutto fosse nascosto e avvolto nei limbi delle pieghe dell'angolo del peggio. Stette a guardarci, noi in cerchio attorno a lui senza che nessuno dicesse una parola. Ma forse con quel suo occhio fisso non ce l'aveva fatto, voleva soltanto allontanarci da sé. Un'alzata di vento, venne su dal mare, un ramo molto vicino al fiume, mandò un gemito. Il mantello di mio zio ondeggiò, il vento lo gonfiava, lo tendeva come una piega, e si sarebbe detto che attraversasse il corpo, anzi, e questo corpo non ci fosse affatto, il mantello fosse vuoto come quello di un fantasma. Poi, guardando meglio, vedemmo che aveva come un'asta di bandiera, e quest'asta di bandiera in quest'asta era la spalla, il braccio, il fianco, la gamba, tutto quello che lui poggiava sulla buccia, e il resto non c'era. Le capre osservavano questo, con il loro sguardo fisso e inespressivo. Girate ognuno in una posizione diversa, ma tutte serenate, come non si disposti con uno strano disegno d'angoli retti. Ma gli altri, più sensibili, si fermavano e fuggivano appuntandosi tra loro con le braccia, e ora tanto ancora loro potevano nascondere e essere spaventate. Che io arrivo! Guardò la madre Sebastiana e alzò le braccia. Mio zio, contrariato da quel che è stata voluta l'impressione, avanzò la punta della stampella sul piano e con un movimento a compasso si spinse verso l'entrata del castello. Ma sui gradini del portone si erano seduti a gambe incrociate e probabilmente i partiti mezzi nudi con gli orecchini d'oro e il cranio raso che gli crescevano creste o code di capelli. Si rizzarono e uno con la treccia che sembrava il loro capo disse: «Noi aspettiamo il compenso, signor!» «Quanto?» chiese Medardo, che si sarebbe detto che ridesse. L'uomo con la faccia disse: «Voi sapete qual è il prezzo per il trasporto di un uomo in lettiera?» Mio zio si sfilò una borsa dalla cintola e la gettò tintinnante in piedi del portatore. Costui lo soffusò a me ed esclamò: «Ma questo è molto meno della sua patacquetta, signor!» Medardo, mentre il vento gli sollevava il lembo del mantello, disse: di essere ferito in guerra.
In questo libro emerge in modo chiaro la vena dissacrante grottesca di Calvino, nella quale in seguito lo scrittore farà scorrere gran parte della propria produzione, più importante almeno. Ma qui siamo già nel 1952. Per capire meglio i passaggi di questo autore, dobbiamo tornare indietro di parecchi anni, a quando la situazione politica internazionale comincerà a pesare molto sulla sua formazione. Siamo nel periodo in cui prima si firmano accordi tra Hitler e alcune grandi potenze avversarie del nazismo, la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica su tutte. E poi, anche grazie alla violazione degli accordi, scoppia la Seconda Guerra Mondiale, che tra le tante conseguenze drammatiche ovviamente che avrà, ne avrà una anche minore, ma molto importante per Calvino, cioè quella di cancellare la dimensione cosmopolita di Sanremo, trasformando questa cittadina ligure, che appunto era stata una crocevia di culture, abbiamo detto prima, in una sorta di anonima periferia di alcune grandi città del nord, in particolare Milano e Torino. Sotto il profilo puramente politico, il 17enne aspirante scrittore è attratto dall'anarchismo, ma anche dalla difesa, pur critica, di una specie di localismo quasi antelittera. Sempre a causa della guerra, per ottenere una licenza liceale dovrà attendere un paio d'anni, dopodiché Calvino si iscriverà alla facoltà di agraria all'Università di Torino, città che poi si rivelerà fondamentale per la sua vita. In quella facoltà il padre insegna agricoltura tropicale. Calvino vi sostiene 4 esami, poi si trasferisce alla facoltà di agraria di Firenze, dove ne sosterrà altri 3, e sarà proprio nei pressi di Firenze, dove sta svolgendo il servizio militare, verrà raggiunto dalla notizia della caduta del fascismo, dell'arresto di Mussolini e della formazione del governo di Badoglio. A quel punto Calvino ritorna nella sua Sanremo, dove resterà nascosto per parecchi mesi a causa della sua scelta di non arruolarsi nell'esercito della Repubblica Sociale, della Repubblica di Salò, dei fascisti. Da tempo frequenta Eugenio Scalfari, già suo compagno di liceo, traendo dall'esempio, dalle riflessioni dell'amico molti stimoli anche di carattere politico. Ma sarà invece un evento tragico a spingerlo a compiere scelte più radicali, cioè la morte in battaglia di un giovane medico comunista e partigiano, Felice Cascione, alla cui memoria verrà intitolata la seconda divisione d'assalto Garibaldi, nelle cui file Calvino, insieme con il fratello più piccolo, entrerà. Da giovanissimo partigiano parteciperà anche a diverse battaglie, verrà arrestato, fuggirà dal carcere, trasformando quell'esperienza breve ma intensissima non solo in un momento decisivo della sua esistenza, ma anche in materiale letterario. Iscrittosi al Partito Comunista, subito dopo la guerra comincerà a collaborare con alcuni periodici liguri legati all'ambiente del PC e del CLN, diventando anche amico di Cesare Pavese, mentre lo era già di Elio Vittorini e di Natalia Ginzburg. E con la Ginzburg, tra l'altro, a Stresa nel 1948 andò a conoscere Ernest Hemingway, che era lì in vacanza. Negli anni immediatamente precedenti, quelli del primo dopoguerra, Calvino aveva cominciato a lavorare ad Einaudi, e sarà un rapporto un po' strano con la casa editrice, un po' con questo lavoro, lo vediamo, ma all'inizio avevano delle mansioni minimali, per esempio si occupava di vendite laterali, per esempio, quindi non si occupava di cose culturali e letterarie. Poi via via, un po' più importanti, comincia a diventare responsabile dell'ufficio stampa, si occupa della pubblicità e così via. Il paradosso è che nel 1947 lo scrittore era già diventato un autore di Einaudi, perché Einaudi gli aveva pubblicato il romanzo d'esordio, cioè Il sentiero dei nidi di ragno, che è un testo, secondo me, ancora oggi di grandissimo valore, eppure ai tempi molto discusso, perché l'immagine che usciva della resistenza in quel libro non era un'immagine retorica, assolutamente, anzi. E questa cosa spiazzò un pochino sia i critici militanti di allora che molti altri autori. E anche lui fu spiazzato da quello che aveva scritto, perché pensate, nel 64 ci fu un'altra edizione di questo libro, e lì Calvino fece un'introduzione prendendo le distanze da se stesso, sostanzialmente. Quindi uscì con questa nuova edizione, scelse di apporre delle correzioni, chiedendosi pubblicamente come avesse fatto, sono testuali parole sue, a scrivere cose così brutali ed esasperate, nelle quali a distanza di anni non si riconosceva più. Il romanzo, per chi l'ha letto lo sa, è ambientato durante la Resistenza. Il riferimento più specifico della sua autocritica va al capitolo nono,
quello in cui il comandante Ferriera e il commissario politico Kim riflettono sui comportamenti dei partigiani della propria formazione, uno dei quali, che si chiamava Pelle, ha tradito, mentre altri sembrano non avere poi delle grandi motivazioni politiche. Sentiamo alcuni frammenti. Fuori salgono uomini di nebbia, come porte sbattute una dopo l'altra, e gli uomini si accalcano nel casone attorno al fuoco e ai due della brigata. I due fanno passare il pacchetto di sigarette tra gli uomini finché non si svuota. Ferriera è tacchiato, con la barbetta bionda e il cappello al pelo, ha due grandi occhi chiaro e freddi, che alza sempre a mezzo, guardando di sottecchi. Kim è allappanato, con una lunga faccia rossiccia e si mordicchia i baffi. Ferriera è un operaio, nato in montagna, sempre freddo e limpido. Sta a sentire tutti, con un lieve sorriso d'assenso, intanto ha già deciso per conto suo. Come si schiererà la brigata, come s'anda a disporre le pesanti, quando dovranno entrare in azione i mortai. La guerra partigiana è una cosa esatta, perfetta per lui, come una macchina. È l'aspirazione rivoluzionaria maturata lì, nelle officine, portata sullo scenario delle sue montagne, conosciute palmo a palmo, dove può giocare da noi. Kim è studente, invece. Ha un desiderio immenso di logica, di sicurezza sulle cause e gli effetti. Eppure la sua mente si affolla ogni istante di interrogativi irrisolti. C'è un enorme interesse per il genere umano in lui. Per questo studia medicina, perché sa che la spiegazione di tutto è in quella macina di cellule in moto, non nelle categorie della filosofia. Ora gli uomini sono assiepati intorno a Ferriera e Kim e dominano in metà della mente, quella lontana dal fronte militare e di quella vicina nella città, alla bomba. Ferriera spiega che non bisogna aspettarsi niente dagli eserciti alleati. Sostiene che i partigiani, anche da soli, riusciranno a tenere testa ai nemici. Poi comunica la grande novità della giornata. Una guerra tedesca sta risalendo la vallata per rastrellare tutte le montagne, sanno i posti dei loro accampamenti e incendieranno case e paesi. Ma tutta la brigata sarà accostata all'alba sulle creste dei monti e verranno rinforzi anche dalle altre brigate. I tedeschi si vedranno un tratto sotto una pioggia di terra e fuoco, se rimane dallo spadale e dovranno battere per il ritorno. C'è allora tra gli uomini una grande nota di schiena, di mani che si stringono, di parole esclamate a denti duri, è la battaglia che ha già cominciato da loro. Gli uomini hanno già la loro faccia di battaglia, tesa e dura, e cercano le armi per sentire il tatto di ferro sotto le loro mani. Uno dei nostri ha tradito, dice Kim. Allora l'aria si fa tesa, come per un vento che tiri nelle ossa, l'aria del tradimento, fredda e umida, con un vento di palude che si sente ogni volta che giunge agli accampamenti una notizia come questa. Chi è stato? Pelle. Si è presentato alla Brigata Nera, così, da sé, senza sorpresa. Ha già fatto fucilare quattro dei nostri che erano nelle prigioni. Assiste all'interrogatorio di un uomo che viene preso e denuncia tutto. Kim cammina per un bosco di larici,
E pensa a te, laggiù nella città, con una testa da notte sul berretto, che gira di pattuglia per il bel fuoco. Sarà solo pelle, con il suo odio anonimo, stagnato, solo con il suo tradimento, che gli rode dentro, non vai essere ancora più cattivo, per affrontarsi. Fare la raffica di pagare, nel mondo di tutto il male, il tuo peso ci si incontra, se vanno si allo scambio. Chi pensa? La colonna tedesca e fascista, che forse stanno già avanzando su per la vallata, verso l'ora, e con cala volte a dilagare scuro tra le creste delle montagne. È la colonna dei gesti brutti. Ora un soldato svegliandosi allo scorsone del camion pensa, ti amo, padre. Tra 6 settimane morirà, lo uccideremo. Anche se potesse pensare di chiamare il padre, sarebbe stato un senso di tutto quello che non mai pensa. E per tutto, cancellare la storia. E invece, quando il bosco di lancia, il mio passo è storia. Io penso, ti chiamo Adriana, e questa è storia. A grandi conseguenze, io agirò domani, padre, come l'uomo che ha pensato stanotte, ti amo Adriana. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti enormi. Forse domani morirò, magari con il tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire la mia morte stessa saranno pezzetti di storia. E tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani, con il genere di domani. Sta invece nella riflessione che Calvino offre, una riflessione anche politica in questo romanzo, in base alla quale, in primo luogo, i partigiani vengono visti come gli unici potenziali liberatori dell'Italia, mentre nulla possono gli eserciti stranieri. Oltre al fatto che in queste pagine ritroviamo tutta la lezione paterna sull'importanza decisiva della scienza. Kim, ad esempio, studia medicina perché sa, dal suo punto di vista ovviamente, che la spiegazione di tutto sta nelle cellule e non nella filosofia, lo dice a un certo punto. C'è poi l'esaltazione dei gesti di chi ha ragione e quindi farà la storia, la grande storia, a differenza di chi ha torto, che è destinato a morire nello stesso modo, ma senza incidere minimamente sulla realtà e senza entrare nella storia. Qualcuno ha detto, ma è un po' manichea, no? come ipotesi, quindi fu criticato allora. Però è molto bello, molto intenso questo passaggio, questa riflessione di King, che vede il soldato tedesco che pensa a una donna, Kate, e anche lui pensa a un'altra donna, e uno, lui morirà, sicuramente il tedesco dice lo uccideremo, ma non entrerà nella storia, non ha nessuna importanza che stia pensando a una donna, questa dimensione familiare, personale, perché tanto è destinato a morire e non contare assolutamente niente, perché sta dalla parte del torto, fondamentalmente. E questa è una posizione, come altre, sono posizioni molto nette, e lo sono anche quelle sul tradimento, quando parla di Pelle, che apriranno appunto una discussione a sinistra, rispetto alla quale, come abbiamo visto, Calvino cambierà in parte idea. Soprattutto ciò, si staglia una scrittura di grande efficacia, molto letteraria e distante da quella che di norma sosteneva le storie neorealistiche che si scrivevano all'epoca. E se pensiamo che lo scrittore, quando esce questo romanzo, ha solo 24 anni,
ci rendiamo conto facilmente di quanto talento avesse evidentemente. Nel 48, fra l'altro, Calvino lascia Einaudi, non sarà l'unica volta, per andare a lavorare presso i giornali del PC, in particolare il quotidiano Unità e il settimanale Rinascita Unità nella redazione di Torino, occupandosi prevalentemente di letteratura e di temi culturali. Dopo aver partecipato al congresso dei partigiani della pace in Francia e al festival della gioventù in Ungheria, si stanca del lavoro giornalistico e rientra in Einaudi, diventando a questo punto però direttore della sezione letteraria della piccola biblioteca scientifico-letteraria e pubblicando nel 49 la raccolta dei racconti Ultimo viene il corvo, con una tiratura iniziale pensata di sole 1500 copie. Anche in merito a questi racconti o alcuni di essi, Calvino interverrà in seguito in modo autocritico, addirittura escludendone alcuni dalle successive edizioni, dalle successive stampe, in particolare quelli ambientati, guarda caso, proprio durante la Resistenza, proprio perché scritti, secondo lui, con un approccio emotivo che poi considererà sbagliato. Avremo modo di parlare molto di questo rapporto tra l'emozione che passa in letteratura e invece una forma di cerebralismo, di razionalismo, che Calvino userà soprattutto nell'ultima parte della sua produzione letteraria. In parte, ma solo in parte, lo voglio sottolineare, Calvino continua ad interrogarsi sugli stessi temi legati alla politica e soprattutto alla lotta partigiana, e bisognerà attendere il 51, cioè l'anno della pubblicazione del Visconte di Mezzato, di cui abbiamo parlato poco fa, per cogliere una vera e propria svolta dal punto di vista stilistico e contenutistico nel suo modo di scrivere. È un libro di passaggio molto importante. Nel frattempo però succedono degli eventi molto importanti, il più doloroso dei quali è il suicidio dell'amico e compagno Cesare Pavese, che avviene il 27 agosto del 1950. Pur avendolo conosciuto pochi anni prima, tant'è che a differenza di altri, Calvino per esempio non aveva sospetti sulle tendenze suicide di Pavese, ne aveva però una grande stima, al punto da tracciarne 10 anni più tardi una sorta di eredità morale e letteraria, pur non portando mai in porto il progetto di scrivere un libro su di lui e sulla sua opera. Negli anni immediatamente successivi Calvino si dedica alla stesura di romanzi destinati o a rimanere incompiuti o ad uscire molto tempo dopo soltanto su delle riviste, per esempio il caso dei Giorni del Po, pubblicato a puntate nel 57 sulla rivista Officina, ma compie anche lunghi viaggi che poi verranno utilizzati come spunto per stendere reportage giornalistici per l'Unità, tra gli altri un soggiorno abbastanza lungo di 2 mesi circa in una Unione Sovietica descritta con qualche reticenza come un luogo in cui è impossibile esprimere il proprio talento e le proprie vocazioni. Vediamo che qua è ancora una fase in cui l'ideologia è molto forte nella visione di Calvino. Ma Calvino in realtà ha un rapporto molto conflittuale con il lavoro giornalistico, tant'è che a un certo punto lo abbandonerà, sentendosi molto più tagliato per la professione di dirigente editoriale, oltre che ovviamente per quella di scrittore. E se questi primi anni 50 non coincidono per lui con il periodo di maggiore produzione letteraria, rappresentano comunque una fase importante per la sua maturazione, sia per i rapporti personali e professionali che stringe, per esempio con il gruppo einaudiano, con personaggi come Bollati, Borrighieri, Solmi, Cases, Foà e così via, ma anche per esempio con altri personaggi che erano al di fuori del cerchio einaudiano, diciamo, per cui Pasolini, Rodano, Bilenchi, Fortini, Trombadori, solo per citarne alcuni, e anche per le diverse collaborazioni che avvia con le riviste letterarie e culturali di quell'epoca, che sono Botteghe Oscure, Paragone, Officina, Città Aperta, fino al settimanale Il Contemporaneo. Sono questi anche gli anni della sua militanza politica più accesa, e sono anche anni di conflitti e di forti delusioni per lui da questo punto di vista. È stato nominato proprio in quel periodo membro della Commissione Cultura Nazionale del Partito Comunista. Presto si scontrerà con tutto l'apparato del partito, chiedendo addirittura le dimissioni del gruppo dirigente della Commissione stessa. Quel periodo degli anni 50 era veramente una cosa. Da un lato cominciava a maturare un distacco evidente dal modello del socialismo reale, specie quando trascorremo un pochino più di tempo nei paesi oltre cortina cosiddetti, ma dall'altro lato, appena rientrato in Italia da quei viaggi che furono molto importanti, confermava a se stesso che nel nostro paese, vivendo in Italia, lui non poteva essere altro che comunista. Quindi
quando andava là criticava e tornava deluso, ma tornando in Italia diceva: qui non possiamo essere altro che comunisti. Tutto ciò ovviamente fino alla data fatidica, al 56, all'invasione sovietica dell'Ungheria, che spostò molti equilibri, che spinse tantissimi intellettuali ad abbandonare il Partito Comunista, che invece aveva sostenuto quell'invasione, e spinse anche Calvino a dimettersi dal PC e a avvicinarsi per un po' di tempo alla cosiddetta sinistra socialista. Da lì in poi però nulla sarà come prima, perché la politica non occuperà mai più quello spazio totalizzante nel quale Calvino si era immerso per molti anni, smettendo dunque di essere una priorità per lui, convinto del fatto che la politica non solo arrivasse molto spesso in ritardo, ma che fosse meno capace rispetto ad altri strumenti, come ad esempio gli strumenti culturali, in primo luogo, di comprendere i mutamenti della società. Sempre in questi anni Calvino scrive anche canzoni, musicate da compositori e cantanti anche in alcuni casi, come Sergio Liberovici, Piero Santi e Fiorenzo Carpi. Cura la pubblicazione delle fiabe italiane, e qua si attira subito le critiche di chi in questa nuova veste sua, veste favolistica, vede una specie di abiura del proprio ruolo intellettuale. E soprattutto nel 57 fa uscire due romanzi, uno storico e decisamente fantastico, e cioè Il Barone Rampante, e l'altro fondamentalmente neorealistico e comunque politico. Vedete, c'è ancora questo equilibrio strano tra l'aspetto fantastico, l'aspetto realistico, e lo mantiene per moltissimo tempo. Diciamo ancora politico perché racconta la storia di un intellettuale che, sbagliando, e sbaglia chiaramente all'interno del romanzo, come viene raccontato, costringe se stesso a diventare un uomo d'affari, provocando anche un fallimento. Mi riferisco ovviamente alla speculazione edilizia, questo è il secondo dei romanzi, apparso in un primo tempo sulla rivista Botteghe Oscure, e che Calvino definì, e per questo che ce ne siamo occupati stasera, come il libro più vicino a un romanzo che avesse mai scritto. E qua si apre anche il dibattito, no? Del Calvino scrittore di racconti, fondamentalmente, più che di romanzi, comunque di racconti lunghi, e qui chiaramente dice: questo è un racconto, anche questo, ma è ciò che più vicino gli abbia fatto a un romanzo. E proprio per questo vogliamo sentire adesso due estratti che sono presi rispettivamente, il primo dal Barone Rampante, quindi la dimensione fantastica, e il secondo invece proprio della speculazione edilizia. Sostenuti da muri di pietra. Il dosso era scuro di oliveti e dietro l'abitato d'ombrosa sporgeva i soffitti di mattone sbiadito e irlandese. E ne scrivevano i propri bastimenti là dove c'era il porto. In fondo si stendeva il mare, alto d'orizzonte, ed un lento veleno vi passava. Ecco che il barone e la generalessa, dopo il caffè, uscivano in giardino. Guardavano il rosario, ostentavano di non badare a Cosimo, si davano un braccio ma poi subito si spaccavano per discutere e fare gesti. Io vedi sotto le luci invece come giocando per conto mio, ma in realtà cercando di attirare l'attenzione di Cosimo. Lui però osservava rigore e restava lassù a guardare il fuoco. Smisi e m'accoccolai dietro una panca per poter continuare a osservarlo senza essere venuto. Mio fratello stava come di vedetta, guardava tutto e tutto era come niente. E lei c'era vicino a un mollo, le due colonne quasi si toccavano. Un ramo di mollo passava di mezzo metro sopra al ramo dell'altro mollo.
sempre cercando dove un ramo passava gomito a gomito, dove un ramo in un'altra pianta si passava sul carro e poi sul gesso. Così vedevo Cosimo avanzare da un ramo all'altro, camminando sospeso sul giardino. Sospeso sulla testa di tutti, ma anche sulle proprietà dei terreni, sui casati, sulle abitudini e sulle leggi. Qui, come si è detto, la dimensione fantastica è totale, così come lo è il ricorso a una simbologia facilmente sovrapponibile, contrapponibile, anzi ancora meglio, a quel neorealismo che aveva segnato gli esordi di Calvino, ma anche al più semplice e immediato parallelismo con la realtà, emesso a suo tempo nelle pagine del Visconte di Mezzano. La contemporaneità,
qui siamo negli anni 50 del Novecento, la contemporaneità appunto, fa da sfondo invece al romanzo breve La speculazione edilizia, che d'altro è di una modernità incredibile, insomma, per la storia che racconta. E questo racconta il fallimento di un passaggio esistenziale e professionale, non tanto solo di una persona, del protagonista, ma di un passaggio esistenziale e professionale, basato sulla volontà di adeguarsi ai modelli dell'epoca, fare soldi nel tempo più breve possibile, innanzitutto, insomma, un'epoca che fuori. L'epoca Tarantini adesso non è sia molto diversa dall'epoca ovviamente di allora, e sul bisogno di sentirsi di nuovo parte di una classe sociale, quella borghese conservatrice, abbandonata dal protagonista per via di due scelte fondamentali: il trasferimento dal paese di origine in una grande città e l'adesione poi rimangiata al Partito Comunista Italiano. E se in questi ultimi due elementi facilmente ritracciabile, insomma, un dato biografico dello stesso Calvino, perché Calvino si trasferì a Torino da Sanremo e si iscrisse al PC, quindi ci sono questi due elementi che ritroviamo perfettamente. Altri aspetti risultano invece meno legati, oppure in alcuni casi più legati, dipende dalla situazione, in questo caso più legati ad una riflessione oggettiva sulle trasformazioni sociali, per lo più queste trasformazioni estranee alle forti idealità del decennio precedente e segnate da una crisi di prospettiva che non a caso diventa l'argomento principale di dialogo tra uno svogliato Quinto, fuggito dall'attività politica quotidiana, desideroso solo di diventare un uomo d'affari, anche se poi, come sappiamo, non ci riuscirà, e il vecchio compagno falegname, Masera, incontrato per caso in paese e improvvisamente apparso a Quinto come un peso di cui liberarsi, una specie di residuo di un passato che lui non vuole più far riemergere. Anche qui davvero c'è un'anticipazione incredibile su alcune cose che sono successe poi negli anni, alla fine degli anni 80 e degli anni 90, insomma, questo mettere in soffitta il personaggio della Masera e far emergere invece i personaggi che vogliono fare i manager, no? Anche all'interno per esempio della sinistra, quindi è molto interessante rileggere questo romanzo oggi per capire quanto appunto di attuale c'è in un romanzo del genere. Sono appunto, come abbiamo detto, due romanzi molto diversi che ci riportano all'immagine di un Calvino triplo o quadruplo di cui parlavamo all'inizio, ma anche di due romanzi molto importanti, almeno per cogliere le anime principali dello scrittore ligure, sempre più vicino a un mondo fiabesco, senza però rinunciare del tutto alla dimensione dell'impegno intellettuale tipico della sua formazione. Ma proprio in merito al suo rapporto con le fiabe sentiamo l'opinione dello stesso Calvino. La fiaba sopravvive perché risponde a un primo bisogno di dare un ordine, un senso alle esperienze elementari. Lo schema generale della fiaba è quello dell'iniziazione, del senso di prove da superare, di difficoltà da affrontare. Il bosco può anche essere estraneo all'esperienza di un bambino nato e cresciuto in città, ma il mondo in cui ci si può perdere è una realtà che risponde a qualsiasi esperienza, e bosco nel contesto della fiaba vuole appunto dire mondo in cui ci si può perdere. Casa nel bosco può essere qualcosa molto lontano dall'esperienza di un bambino cittadino che vive in una casa di appartamenti molto grande, però l'opposizione tra casa e bosco, tra casa propria e casa sconosciuta, è qualcosa che fa parte della prima esperienza umana ed è qualcosa che la fiaba dà con estrema immediatezza ed evidente. Beh, l'interesse per le fiabe da parte di Calvino, di questo Calvino, si rivela dunque fondamentale, perché è un Calvino che si avvicina sempre di più al cosiddetto passo breve, e emblematico del fatto che poi, proprio nel 58, pubblica un volume antologico intitolato Racconti, che avrà tra l'altro un grande successo e vincerà anche il premio
Bagutta e vari altri testi brevi all'interno appunto di questo libro, tra i quali graffiante nei confronti sempre del PC e del suo presunto immobilismo, La gran bonaccia delle Antille, apparso l'anno precedente sulla rivista Città Aperta, che è una rivista diciamo un po' di fronda rispetto al mondo degli intellettuali che erano stati vicini al Partito Comunista. D'altra parte anche i suoi romanzi sono quasi sempre, come dicevamo prima, dei lunghi racconti, il che testimonia la sua distanza dall'idea ottocentesca di romanzo, cioè l'idea del romanzo corposo, esaustivo, basato su un grande affresco epocale o magari sullo sviluppo lento della storia centenaria di una grande famiglia, così si facevano i grandi romanzi, le grandi epopee insomma, di quell'epoca. E se molti dei racconti contenuti nell'antologia hanno a che fare con la storia recente, quindi rientrano, se volete, nella categoria dei testi neorealistici, è la vena fantastica a prendere il sopravvento nella sua produzione, come è ben testimoniato da uno dei più riusciti tra i suoi romanzi brevi, cioè Il Cavaliere Inesistente, uscito nel 59. Rileggendo la distanza di anni, ho subito pensato a quanto certi autori latinoamericani, così importanti nella formazione letteraria della mia generazione, avessero con ogni probabilità conosciuto e assorbito la lezione calviniana, a cominciare per esempio dal peruviano Manuel Scorza, autore di romanzi fantastici che ricordano da vicino quelli di Calvino, in particolare Storia di Garabombo l'Invisibile e Il Cavaliere Insonne, qui il rapporto con Il Cavaliere Inesistente quasi automatico. Questo romanzo, che chiude la cosiddetta trilogia araldica, è ambientato durante una guerra tra i Franchi, comandati da Carlo Magno, e gli infedeli, e vede tra i protagonisti Agilulfo, un cavaliere che pur vivendo dentro un'armatura e parlando normalmente, non esiste. Intorno alla sua figura si svolge una vicenda intricatissima, fatta di continue coincidenze e colpi di scena, che via via svela i legami tra gli altri personaggi, dal soldato Don Bradamante, alias Suor Teodora, che poi è la vera narratrice di questa storia, al paladino Rambaldo, da Torrismondo lo scudiero Gurdurù, che si identifica in tutto ciò che vede. Una trama impossibile da sintetizzare, ma emblematica della complessità, e uso questo termine in senso positivo, con cui Calvino organizzava la materia narrativa. In questo periodo, tra l'altro, lo scrittore coltiva in una maniera sempre più chiara la sua passione per la musica e per il teatro, partecipando anche al Festival dei Due Mondi di Spoleto. In quel caso con un suo racconto inserito in uno spettacolo Fogli d'album, ma anche lavorando con uno dei grandi compositori contemporanei, Luciano Berio, che scriveva le musiche, che ha scritto poi più avanti le musiche di un testo di Calvino che venne poi rappresentato alla Fenice di Venezia. Sempre nel 59 farà un lungo viaggio di 6 mesi negli Stati Uniti, lì si innamorerà di New York, che continuerà a sentire come appunto la città più vicina, la città che più ha sentito, dice proprio nel corso della propria vita, per poi recarsi in Danimarca, Svezia, Norvegia, Spagna e Germania. Noi abbiamo sottolineato molto spesso questi suoi viaggi, perché adesso viaggiare è una stupidaggine, lo facciamo tutti, giriamo il mondo, insomma 40-50 anni fa non era la stessa cosa, ed era anche complesso stare 6 mesi, 8 mesi, 9 mesi in un paese per cercare di capire come funzionava, e lui lo fa e poi spesso trae materiale letterario da queste esperienze. Il 62 però è un anno molto importante per Calvino, specie per quanto riguarda la sua sfera privata. A Parigi infatti conosce Esther Judith Singer, detta Chiquita, una traduttrice argentina impiegata presso grandi organismi internazionali che 2 anni più tardi sposerà, con una cerimonia svoltasi nella capitale cubana, nella quale proprio in quei giorni fra l'altro avrà la possibilità di conoscere personalmente il comandante Ernesto Che Guevara. L'anno prima assisterà con interesse alla nascita dell'ultima avanguardia letteraria italiana, cioè il gruppo 63 di Alfredo Giuliani, Antonio Porta, Emilia Rosselli, Elio Pagliarani, Umberto Eco, Renato Barilli, Nanni Balestrini e tanti altri, ma non si troverà in sintonia con le posizioni molto radicali espresse da questo gruppo di letterati, arrivando anche a polemizzare pubblicamente con uno dei critici di punta del gruppo, cioè Angelo Guglielmi, nostro ex assessore alla cultura di Bologna. Nel 64, oltre a sposarsi con Chiquita e a trasferirsi con lei e con il figlio di lei, Marcello Veil, a Roma, scriverà anche le prime 4 cosmicomiche, alle quali se ne aggiungeranno altre fino a formare un libro che uscirà nel 65, anno in cui, fra l'altro, nascerà sua figlia Giovanna. Il filo conduttore delle cosmicomiche, oltre ai temi legati alla scienza e ai misteri dello spazio, qui arriva la scienza come elemento centrale
di fondo della letteratura per lui, e poi ne parleremo tra un attimo di nuovo, e abbiamo anche come filo conduttore un personaggio. Il personaggio è quello del vecchio QFWFQ, impronunciabile ovviamente, una specie di saggio, vecchio saggio, in grado di ricostruire tutto tramite la propria sconfinata memoria. Esterna della Via Lattea, il Sole impiega circa 200 milioni di anni a compiere una rivoluzione completa della galassia. Esatto, quel tempo là ci impiega, mica meno, disse QFWFQ. Io una volta passando feci un segno in un punto dello spazio, apposta per poterlo ritrovare 200 milioni di anni dopo, quando saremmo ripassati di lì al prossimo giro. Un segno con me. È difficile da dire, perché se vi si dice segno, voi pensate subito a qualcosa che si distingua da qualcosa, e lì non c'era niente che si distinguesse da niente. Voi pensate subito a un segno marcato qualche arnese, oppure con le mani, e poi l'arnese le mani si tolgono, il segno invece resta, ma a quel tempo arnesi non ce n'erano ancora, e nemmeno mani, o denti, o nasi, tutte cose che si formano insieme, ma molto tempo dopo. La forma da dare al segno, voi dite, non è un problema, perché in qualsiasi forma abbia un segno basta, serva da segno, cioè sia diverso o uguale ad altri segni. Anche qui voi fate presto a parlare. Ma io a quell'epoca non avevo esempi a cui farmi per dire lo faccio uguale o lo faccio diverso. Cosa da copiare? Non ce n'era. E neppure una linea retta a curva che forse si sapeva cos'era, o un punto, una sporgenza o un'entranza. Avevo l'intenzione di fare un segno, questo sì. Ossia, avevo l'intenzione di considerare segno una qualsiasi cosa che mi venisse fatto di fare, quindi, avendo io quel punto spazio di non un altro fatto qualcosa, intendendo di fare un segno, risultò che ci avevo fatto un segno davvero. Per essere un segno che si faceva nell'universo, almeno nel circuito della galassia, devo dire che venne molto bene. Visibile? Sì, bravo. E chi ce l'aveva gli occhi per vedere a quel tempo là? Niente era mai stato visto da niente, nemmeno si poneva la questione. Fosse riconoscibile senza rischio di sbagliare? Questo sì, per via che tutti gli altri punti dello spazio erano uguali e indistinguibili, e invece questo aveva il segno. Intitolata Un segno nello spazio, ma dall'idea di quanto sia complicato sposare la letteratura con la scienza, un vecchio dibattito, lo potevo dire da centinaia di anni probabilmente, ma
non l'abbiamo mai risolto. Davanti a questi racconti, infatti, si rischia di restare un po' freddi, pur comprendendone la valenza e le difficoltà di strutturazione, ma indubbio, almeno a mio avviso, che all'interno della sconfinata produzione calviniana essi rappresentino, insieme al romanzo Sei una notte d'inverno un viaggiatore, di cui parleremo tra poco, il punto più alto di una elaborazione che lascia al lettore però minori possibilità di interlocuzione, o, se volete, di comprensione, ammesso che questo termine comprensione abbia poi un senso in letteratura, e non è detto. Vuoi per i temi, vuoi per un tipo di scrittura particolarmente concettuale, ma le cosmicomiche non si presentano certo come testi immediati, e fin qui ci siamo perché Calvino non è mai stato immediato, né come racconti affrontabili attraverso una forma di coinvolgimento emotivo, per quanto anche sotto questo profilo Calvino abbia concesso ben poco in generale. E mentre la discussione sulle cosmicomiche emergeva dalle pagine dei giornali del tempo, Calvino venne colpito da un lutto che fu contemporaneamente personale e di tutto il mondo della cultura, cioè la morte di Elio Vittorini, avvenuta il 21 febbraio del 66. Ne parliamo perché quella morte, oltre a rappresentare una perdita enorme per il mondo letterario e politico del nostro paese, provocò un cambiamento enorme negli interessi e nel modo di vivere di Calvino, il quale, fin quando l'amico Vittorini era vivo, tendeva a seguire gli insegnamenti e la vocazione all'impegno, salvo poi, una volta scomparso, sentirsi quasi sciolto da quel vincolo e quindi libero di occuparsi sempre meno di ciò che succedeva nella realtà esterna, per dedicarsi alla dimensione privata e allo studio, finendo con il sentirsi, per sua stessa ammissione, un topo da biblioteca, ruolo a cui, confessò più avanti, aveva sempre aspirato, forse senza avere il coraggio di riconoscerlo. Quella morte, tra l'altro, gli sollecitò una strana riflessione sul concetto di vecchiaia anticipata, fase che secondo lui segue quella di una giovinezza allungata a dismisura. L'anno successivo si trasferì con la famiglia a Parigi, dove poi vivrà fino al 1980, finendo di tradurre un libro e un autore destinati ad esercitare una grandissima influenza su di lui, e cioè I fiori blu di Raymond Queneau, e lavorando contemporaneamente alla realizzazione di un'antologia per la scuola media commissionatagli da Giovanni Enriquez della casa editrice bolognese Zanichelli. E proprio alla Zanichelli inizia a collaborare con un giovane professore con il quale instaura un rapporto di amicizia e di scambio culturale. Sono trascorsi 44 anni. Quel giovane professore ha fatto una grande carriera e continua ad essere un punto di riferimento intellettuale per molti. Questa sera è qui con noi, io lo ringrazio tantissimo di essere venuto a trovare per raccontarci questa parte di Calvino, questa parte anche della sua vita. Lui è Gianni Sofri, che è il mio professore. Hai degli appunti, sì. Allora, io partirei dalle classiche. Facciamo una cosa anglosassone. Allora, chi, come, quando, dove, perché? Io ho questa cosa, però vabbè. Cosa è successo? Come ti trovi nel 67 a lavorare con Calvino, poi per alcuni anni, sarà un rapporto amicizia? Sì. Dunque, io la metterei in un modo lievemente diverso, cioè farei come se ci trovassimo all'inizio di un romanzo russo. E come voi sapete, nei romanzi russi, siccome ci sono tantissimi personaggi, è bene dire subito chi sono i personaggi di questa storia, che stiamo, piccola storia per carità, che stiamo per raccontare. E io non ho mai raccontato in pubblico, ti ringrazio per avermi stimolato a farlo, perché questo mi ha indotto, non fidandomi io mai dei miei ricordi, a leggere quel tanto di bibliografia che c'è. Per cui ho ricostruito una vicenda della quale sono stato uno dei protagonisti con grande piacere, però lavorandoci sopra ho scoperto molte cose. Allora, i protagonisti sono questi: da un lato Italo Calvino, che aveva allora 44 anni, era già molto famoso, aveva già scritto tutti quei libri che avete visto; dall'altro lato una casa editrice che aveva una gloriosa tradizione, ma che era in fase di era in fase di grande rinnovamento. Questo rinnovamento era dovuto in particolare al suo presidente di allora,
che era Giovanni Enriquez, padre di Federico Enriquez, che poi è stato a sua volta presidente della casa editrice, attualmente presidente della casa editrice, cioè amministratore delegato della casa editrice, e la figlia di Federico, Irene. Persone tutte molto serie, molto brave, che hanno trasformato la casa editrice. Oggi, se voi andate a visitare la Zanichelli, trovate per esempio che ha una redazione di, immagino, una quarantina di persone, solo in redazione. Nel 1961 in redazione eravamo, qui entro in scena, io eravamo in due, cioè il mio direttore e io. Il mio direttore era una persona bravissima, laureato in ingegneria e filosofia, ma questo conta poco. Quello che conta è che era un uomo di straordinaria cultura, si chiamava Delfino Insolera, troppo scomparso prematuramente, e io ero il redattore letterario della casa editrice. Questo avviene dal 61 in poi, ma gli anni del 61 al 67 non ci riguardano qui stasera. Nel 67 invece succede che Giovanni Enriquez vede Calvino, che conosceva già per vecchia frequentazione torinese di entrambi, e non solo, avevano in comune anche un amore per la Versilia. D'estate andavano l'ingegnere Enriquez, come tutti lo chiamavamo, ai Ronchi, e Calvino aveva una casa al Cinquale, dove io andai anche a trovare, un anno dopo la nascita di Giovanna. Giovanna, che aveva due anni, e mia figlia ne aveva un po' più di uno, c'erano pochi mesi di distanza tra le due. Mi ricordo che queste due bambine si annusavano vicendevolmente, ma poi venivano a rifugiarsi dietro i rispettivi genitori. Ecco, i due si parlarono e Enriquez disse a Calvino: ma perché non fai un'antologia per la scuola media, un libro per le scuole? E la cosa era stata già proposta a Calvino da altri editori, lui aveva sempre detto di no, un po' sdegnosamente, perché, no, non sdegnosamente, insomma, molto civilmente, una persona di grandissima civiltà e simpatia, anche con questa lieve balbuzia che ne aumentava la simpatia e il fascino. E quindi Calvino ebbe qualche esitazione iniziale, ma poi lo convinsero sostanzialmente due argomenti. Gli argomenti erano il primo, che sarebbe stato molto aiutato, perché lui aveva molta paura che fosse un lavoro enorme fare, giustamente, fare un lavoro un lavoro in tre volumi di un'antologia letteraria per la scuola media, e gli si disse che avrebbe avuto molti collaboratori di buon livello, come poi in effetti avvenne. Il secondo argomento fu che si potevano guadagnare, con la scuola si potevano guadagnare molti soldi. Calvino non era del tutto, come dire, insomma, era interessato a questo argomento, come è giusto. E quindi grazie a questi argomenti poi decise di farlo. Secondo me, in realtà, se questa è, come dicevano i vecchi storici, la causa occasionale, in realtà a monte c'erano altre cose, cioè Calvino aveva un atteggiamento per tutto il periodo di cui tu hai parlato finora, ha sempre avuto un atteggiamento, diciamo, ambiguo nei confronti della scuola, della pedagogia, perché da un lato aveva un senso profondo dell'importanza della letteratura per la diffusione della cultura. Lui aveva fatto persino per un certo periodo della sua giovinezza, ma quando era giovane, il propagandista di libri per queste associazioni per la diffusione del libro e della cultura, con Vittorini, per esempio. E quindi aveva molta esperienza in questo campo. Quindi da un lato aveva questa cosa, dall'altro lato aveva un'avversione per la scuola che gli si era formata sui banchi del suo liceo. Cioè lui aveva un'idea del professore della scuola come di persone antipatiche che pensano soltanto a prepararti per un esame fatto malvolentieri, in generale crudele e punitivo. Ecco, quindi aveva un atteggiamento ambivalente. E una cosa che secondo me, poi aveva paura di Einaudi, di Giulio Einaudi, perché lui in quel periodo era non solo un autore di Giulio Einaudi, ma era un dipendente, un redattore di Giulio Einaudi, un grande redattore naturalmente. Siccome Einaudi era un personaggio non facile, piuttosto geloso, Calvino aveva paura che lo sapesse, perché ci aveva raccomandato
punto cominciamo a lavorare in Scientologia di conservare il segreto, cosa che per la verità ci riuscì per parecchio tempo, credo che Einaudi venga a sapere quando ormai i volumi saranno per uscire. Ecco, dimmi quando vuoi terminare. No, ma quindi ho dovuto cominciare a lavorare alla lettura, si chiamava così, dell'antologia. Sì, una cosa preliminare ancora vorrei dire che è questa. Cioè Calvino fu probabilmente anche incuriosito dalla situazione di allora nella scuola rispetto alle antologie. Cioè le antologie in quel periodo tendevano a trasformarsi in enciclopedie in cui più che brani letterari, c'era stata un'epoca in cui vigeva la bella pagina, no? L'epoca in cui si leggevano dei brani di Panzini, di Cecchi, di Papini, eccetera, che non avevano un gran significato, si leggevano solo per la bellezza dello scritto e basta. Poi invece era venuta un'epoca che avrebbe raggiunto il culmine nel 68, che era quella del parlare più di oggetti, ma soprattutto di cose engagé, di cose impegnate politicamente. Per esempio nelle antologie, accanto ai grandi scrittori, o ai medi scrittori, avevano fatto la loro comparsa i cosiddetti buoni della storia di allora. Cioè, allora si era deciso che c'erano nella storia del mondo dei buoni, che erano tendenzialmente, sostanzialmente i buoni erano quelli che non volevano fare la guerra, oppure che volevano fare un tipo di guerra che piaceva, tipo Che Guevara per l'appunto. Allora, i buoni comprendevano Kennedy in primo luogo, poi Khrushchev per un certo periodo, poi a un certo punto si mise a fare capricci con le scarpe, eccetera, ma per un periodo fece parte dei buoni. Naturalmente Giovanni XXIII, e accanto a Giovanni XXIII c'è Guevara, cioè non si facevano molte distinzioni, i buoni erano questi qua e basta. E quindi le antologie tendevano ad essere non più tanto letterarie quanto storico-umanistico tutto, insomma, e soprattutto molto politiche. Un'altra tendenza che si faceva avanti era quella non tanto a leggere per divertirsi, che fu invece poi lo slogan di Calvino, quanto a imparare diventando tutti un po' critici letterari. Cioè prendevano questi ragazzini di 13-14 anni o poco più e gli si insegnava a fare critici letterari in erba, cioè sostanzialmente a smontare un testo, scrivergli un finale nuovo, provare a cambiare il carattere dei personaggi. Cioè in realtà leggere diventava una pena. Io credo che questo abbia avuto delle responsabilità molto forti nel declino della lettura in Italia. Sicuramente gli applausi non sono per me, ma sono per queste idee alle quali io aderivo, ma ecco, Calvino chiamò questo, vuole chiamare questa antologia la lettura. E io avevo qui una citazione molto bella, ma mi sa che non riusciremo a fare delle citazioni. Lui scrisse, tu hai questo testo? Sì, sì. Anch'io prima. Scusate, ma vi vorrei leggere due citazioni perché danno un'idea. Nel frattempo, mentre io cerco le citazioni, posso provare a dirvi ancora che in effetti Calvino ebbe dei collaboratori, cioè due insegnanti milanesi, due insegnanti donne milanesi e due insegnanti donne romane, è giusto nominarle, si chiamavano una Isa Bezzera Violante, milanese, una Mietta Penati milanese, e due romane che erano Maria D'Angiolini, che era la sorella di Delfino e Solera, Maria D'Angiolini e Melina Insolera, che era la sorella di Insolera. E poi ci furono anche altri collaboratori minori che non appaiono in generale qui. Allora, la prima citazione riguarda questo. Verso la fine di dicembre del 68, quando i volumi erano vicini a cominciare ad andare in stampa, almeno il primo di essi, io scrissi un testo che doveva essere un testo di 4 pagine, che doveva essere il testo base per la cosiddetta nota dell'editore, che c'è in effetti nel primo dei volumi, ed era una spiegazione dei criteri che avevano guidato gli autori nel costruire questa antologia. E poi la mandai a tutti gli autori, ognuno fece le sue osservazioni, sostanzialmente venne approvata e appunto venne pubblicata. Calvino
propose di aggiungere una frase che mi pare molto bella. Si è voluto fare un'antologia divertente che rappresenti agli occhi dei ragazzi il piacere del leggere. Da ciò la ricca scelta di racconti d'avventura, di science fiction, di racconti umoristici. E questa frase è stata riportata pari pari nella nota dell'editore che precede l'inizio del primo volume. Poco tempo prima Tardino mi ha scritto un'altra lettera che si trova nel volume dei Meridiani con le lettere di Calvino, curato molto amorevolmente da Luca Baranelli. Questo volume, vi devo confessare una mia debolezza, quando è uscito, io l'ho visto e ho visto che c'erano tre lettere di Calvino a me, ho pensato, accidenti di tutte le cose che ho fatto nella mia vita, se sarò ricordato per 3 o 4 anni dopo essermene andato, oltre della mia figlia e da altri parenti stretti, sarà per questo libro che contiene delle lettere di Calvino. Ecco, allora in una di queste lettere dice, parla delle note a piedi di pagina che ci sono in tutte le antologie, e parla delle note scritte dalle nostre collaboratrici, e dice, mi pare che non possiamo dare per un breve brano una massa di note più lunga del brano. Se tante note sono indispensabili, vuol dire che il brano è stato scelto male e va eliminato. Ma sono davvero indispensabili? No, sentite, perché è una lezione straordinaria. Ma sono indispensabili? Non ho mai visto un'antologia così annotata. Spaventiamo i ragazzi e i professori. Mi pare che molte di queste note sono inutili perché spiegano le parole più comuni, perfino para. O ripetono quasi con le stesse parole il testo, in altri casi sono molto più complicate del testo, in genere hanno confusione. Per esempio una nota come questa, Meneghello, l'autore di cui parla, Meneghello 9, Stadera, bilancia in cui il peso dell'oggetto viene equilibrato con un metodo che tiene conto di fondamentali leggi meccaniche. Non solo rende difficile una parola che fa parte del linguaggio e dell'esperienza popolare quotidiana, ma è antieducativa perché sostituisce un termine preciso con concetti vaghi che non vogliono dire nulla. Se proprio si vuole mettere una nota stadera, si dica bilancia come quelle usate dai fruttivendoli al mercato. Allora, questa nota. No, mi ringrazio, molto l'ho detto per Calvino, perché questa pagina mi è sempre parsa straordinaria, perché testimonia del suo gusto per la semplicità e della sua versione delle parole e le spiegazioni inutili. Devo dire che quando mi capitò in quel periodo di lavorare proprio a contatto di gomito con lui, per esempio io venni invitato nella famosa villa meridiana di cui tu parlavi all'inizio, su cui poi dirò un piccolo aneddoto, e poi tu mi fermi ogni quando qualche minuto. Va bene. Sì, no, io posso. Perché stasera siamo un po' più lunghi rispetto alla sera, perché capito sto talmente tanto che però non possiamo essere lunghissimi. Sì, sì. Io d'altra parte posso essere fermato in qualche momento perché non ho più. A un certo punto c'erano da vedere rapidamente delle bozze. Io avevo fama come redattore di essere. Calvino diceva ai suoi amici redattori dell'Einaudi, che poi me lo raccontavano, che io ero una specie di redattore staliniano, e in realtà alludendo non alla politica, ma al fatto che insomma uno dei miei compiti era dire: guarda, che tu hai ragione, lo so, eccetera, eccetera, il Natale scrive male, e così via, però noi dobbiamo uscire. Cioè io incarnavo le ragioni dell'uscita del libro. Ecco, a un certo punto, in uno dei momenti critici, quando c'era moltissimo da fare, cioè lui mi disse, senti, vieni a Sanremo, e io andai per 3 giorni con un plico di bozze e ci dividevo proprio il lavoro. Io ero emozionatissimo, naturalmente, perché io avevo nei confronti di Cardino una specie di venerazione, però sapevo anche che dovevo lavorare ed essere all'altezza, e quindi così accettavo la sfida, lo vedevo lì velocissimo e però precisissimo. Lui cancellava anche molto, lo abbiamo visto, io mi emoziono molto vedendo queste riproduzioni di sue pagine. Grazie però, a Luca Cavagna che ha trovato tutte queste cose. Era molto preciso. Dicevo, grazie a Luca Cavagna che ha trovato tutti questi testi. Sì, e qui abbiamo un'equipe straordinaria, Luca.
Va bene. Ecco, lavorare con lui fu una lezione straordinaria di come vadano scritte le cose, almeno in un ambito che voglia essere sia scolastico, didattico, divulgativo, per essere assolutamente chiare, per non dire delle cose inutili, per non ripetere delle cose che è inutile ripetere e così via. Quindi da questo punto di vista fu una straordinaria esperienza. Poi io avevo già conosciuto Cicita, Cicita Calvino, donna molto simpatica che attualmente vive a Roma, con cui ho avuto uno scambio di mail di recente molto divertente, perché era un po' che non avevo sue notizie, le ho scritto una mail chiedendo come stai, e lei mi ha risposto con il lunghissimo testo di una canzone francese degli anni 30, di uno chansonnier che io non conoscevo, cioè non uno di quelli molto famosi, perché quelli li conoscevo tutti, e questo chansonnier, in tutto il testo della canzone, non fa altro che dire il ginocchio così e così, poi il pollice della mano destra così e così, del cuore non ne parliamo e così via. Questa è stata la sua risposta, che vuol dire che sta ancora bene, e questo mi fa molto piacere. Allora lì c'era Cicita e c'era ancora la mamma di Calvino, Eva Mamedio, che era appunto una signora di Sassari, allora molto anziana. La cosa triste era che dunque, il Calvino, il marito di Romamedi, era già morto da alcuni anni. Tutti e due, quando erano rientrati in Italia, avevano trasformato, grazie al clima della Riviera di Ponente, di Sanremo in particolare, il giardino di questa straordinaria villa in una specie di giardino tropicale, in cui trovavate le cose più incredibili. E lei era magna pars in questo, lei era stata la prima donna italiana libero docente all'Università di Botanica e era stata la protagonista, diciamo, del lavoro in questo straordinario giardino che temo sia oggi un po' in rovina. E però le era venuta proprio nel periodo in cui io e poi le rimase per sempre, fino nei pochi anni in cui ancora visse, una tremenda allergia, per cui la poverina non poteva uscire dalla porta di casa, cioè riusciva a malapena ad affacciarsi alla porta, ma non poteva andare in questo giardino meraviglioso che lei aveva creato. Però riguardo a me, poi mi posso fermare, non avrei... Riguardo a me ci fu una cosa molto carina, divertente e affettuosa. Io le avevo raccontato che mia suocera di allora era messicana e poco prima era andata a trovare dei suoi parenti in Messico ed era tornata in Italia con un avocado. Era la prima volta che vedevamo un avocado e mi ricordo che lei religiosamente prima ce lo mostrò, poi lo tagliò in tanti pezzettini quanti eravamo noi a tavola in una circostanza, in una domenica particolare, e noi lo mangiammo con altrettanta religiosità. E allora le ho raccontato questa cosa e lei aveva preso atto, aveva sorriso, eccetera. Quando andai via, venne sulla porta a salutarmi tenendo in mano una grande cesta nella quale c'erano 30 avocado che erano cresciuti nel suo giardino. E quindi il giardino di Calvino era effettivamente questa cosa qui. Calvino era un grande personaggio e spero che la cosa che resti di quello che ho detto, che avrei voluto dire magari anche di più, ma capisco che non c'è tempo, è che anche quando si occupava di un prodotto che alcuni ritenevano secondario, come un libro per la scuola e non dei suoi romanzi, aveva la stessa serietà artigianale. Io insisto molto su questo. La cosa per cui Calvino mi piacque, che mi piaceva già molto come scrittore, ma mi piacque subito molto lavorare con lui, mi fece piacere lavorare con lui, fu questo atteggiamento di artigiano, non di presuntuoso creatore, come hanno a volte, tranne alcuni, gli scrittori. E questo, secondo me, fa parte della sua grandezza. Grazie, grazie.
Con Gianni Sofri abbiamo approfondito tra gli altri temi questo aspetto del rapporto tra Calvino e la scuola e questo suo modo artigianale anche di lavorare, ma davvero la poliedricità del lavoro di Calvino era qualcosa di incredibile per certi aspetti. Pensate che tra gli anni a cavallo tra i 60 e i 70 non solo continua a pubblicare libri dagli Amori difficili a Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino, dal Castello dei destini incrociati alle stesse le città invisibili di cui abbiamo parlato all'inizio di questa serata, ma dirige una nuova collana per Einaudi, la famosa 100 pagine, nella quale pubblica alcuni classici particolarmente amati, con testi di Stevenson, James, Stendhal, Conrad, Hoffman, Balzac e Tolstoi, nonché anche autori italiani vissuti tra 800 e 900, poco conosciuti ma molto interessanti. Inizia anche una collaborazione con il Corriere della Sera dal 74 e in più lavora al celebre programma radiofonico della RAI Le Interviste Impossibili, incentrando la propria attenzione sul personaggio di Montezuma o Moctezuma, dipende dalle tante pronunce, e sull'uomo di Neanderthal. Sentiamone a proposito un frammento e vi ricordo che l'altra voce che sentite insieme a quella di Calvino è quella del grande Carmelo Bene. Maestà, santità, imperatore, generale, scusatemi ma non so come chiamarvi, sono obbligato a ricorrere a termini che solo in parte rendono le attribuzioni della vostra carica, appellativi che nella mia lingua di oggi hanno perduto molto della loro autorità, suonano come echi di poteri svaniti, così come è svanito il vostro trono, alto sugli altipiani del Messico, il trono dal quale regnaste sugli Aztechi, come il più augusto e l'ultimo dei loro sovrani, Montezuma. Anche chiamarmi per nome mi è difficile. Montecuxoma, così pare suonasse veramente il vostro nome, che nei libri di noi europei appare variamente deformato. Montezuma, Moctezuma, un nome che secondo alcuni autori vorrebbe dire uomo triste. Davvero avreste ben meritato questo nome, voi che avete visto crollare un impero prospero e ordinato come quello degli Aztechi, invaso da esseri incomprensibili, armati di strumenti di morte mai visti. Deve essere stato come se qui, nelle nostre città, calassero d'improvviso degli invasori extraterrestri. Ma noi quel momento ce lo siamo già immaginato in tutti i modi possibili, almeno così crediamo. E voi? Quando è che avete cominciato a capire che era la fine di un mondo, quella che stavate vivendo? La fine. Il giorno rotola verso il tramonto, l'estate marcisce in un autunno fangoso. Così ogni giorno, ogni estate. Non è detto che torneranno ogni volta. Per questo l'uomo deve ingraziarsi di lei. Perché il sole e le stelle continuino a girare sui campi di Gran Turco. Ancora un giorno, ancora un anno. Ma volete dire che la fine del mondo è sempre di sospesa? Che tra tutti gli avvenimenti straordinari di cui la vostra vita è stata testimone, il più straordinario era che tutto continuasse, non che tutto stesse crollando. Beh, interessante questa testimonianza, bellissima, si ritrovano tutte le puntate anche di tanti altri autori, molto, molto bello quel cofanetto che è stato pubblicato. E tra le sue tante attività c'è anche quella di docente, ad esempio per i seminari di scrittura in programma alla Johns Hopkins University di Baltimora e in una delle università di New York. E dopo aver rinunciato in precedenza a malincuore a sostituire John Barth nel suo corso di scrittura di finzione a Buffalo, oltre che negli Stati Uniti, quindi ricomincia a viaggiare, in quel periodo va anche in Messico e in Giappone, paese quest'ultimo che gli ispira una serie di pezzi intitolati Il signor Palomar in Giappone, pubblicati sulla rivista Prodo Letterario. Nel 79 abbandona il Corriere della Sera per passare a Repubblica, giornale col quale collaborerà fino all'ultimo. E però inizierà questa collaborazione con un pezzo molto importante, intitolato Sono stato stalinista anch'io. Sempre in quello stesso anno pubblica un libro fondamentale e molto discusso, cioè Se è una notte d'inverno, un viaggiatore.
Devo dire che quando io l'ho lessi la prima volta, più di 30 anni fa, all'inizio degli anni 80, lo trovai davvero un libro geniale, in grado di proporre una nuova forma di sperimentazione basata più sulla struttura e più che sull'uso, diciamo, magari, lo stravolgimento del linguaggio, come ci avevano abituato altri autori di ricerca. Ma rileggendolo a distanza di tanti anni, circa 30, proprio per questa occasione mi ha sinceramente fatto un'impressione diversa, meno entusiastica di quella iniziale, non perché la genialità che avevo riscontrato in quelle pagine fosse venuta meno, ma perché vi ho ritrovato una sorta di esaltazione della razionalità, fondata su un rapporto tutto di testa con la letteratura, quindi privo di concessioni alla dimensione emotiva. Ora è evidente che si tratta di una reazione molto soggettiva, ed essendo anch'io convinto che la letteratura debba utilizzare, forse soprattutto utilizzare, quella dimensione emotiva assente nelle pagine di questo romanzo di Calvino, è chiaro che oggi io dia un giudizio personale, quindi per quello che vale, un po' più critico, senza togliere nulla alla capacità espressiva di un grande scrittore come lui. La sperimentazione di questo romanzo sta innanzitutto nel proporre in un unico libro 10 diverse idee di romanzo, ognuna delle quali coincidenti con uno specifico incipit. I richiami sono evidenti, vanno da Borges a Queneau, passando per Joyce e per il suo Ulisse, ma al centro del dibattito che accompagnò l'uscita del libro c'era il concetto di non finito, che poi Calvino corresse in finito e interrotto, e il dubbio che l'intera storia della letteratura potesse essere condensata in 10 diverse forme del romanzo. E a questa obiezione, tra l'altro, Calvino rispose chiarendo che le possibilità sarebbero potute essere anche 7 o 77, ma che per lui era importante stabilire un limite convenzionale, fissato per l'appunto in 10. D'altronde, lo stesso Calvino, in un articolo apparso sul mensile Alfabeta, dichiarò di non avere voluto impercorrere strade narrative già percorse, sostenendo nel contempo che gli autori di riferimento del suo libro tendono a filtrare le emozioni più romanzesche in un clima mentale di rarefatta astrazione. Questo è quello che scrive proprio lui su Alfabeto. A questo punto c'è una domanda che ci viene spontanea: è Calvino stesso a scegliere di eliminare le emozioni a favore appunto di un clima mentale, o più semplicemente, essendo la sua una dichiarata riproposizione di scrittori legati a questa concezione, non aveva altra possibilità se non quella di utilizzare il loro stesso metodo? Io non ho una risposta certa, ovviamente, ma solo una supposizione personale che mi spinge a sostenere più la prima ipotesi, soprattutto se penso alla produzione letteraria e saggistica dell'ultima fase della vita di Calvino, la quale, sempre a mio avviso, va proprio in quella direzione. Insomma, non credo si sia trattato di un episodio, bensì di una vera e propria svolta. Ma per magari coinvolgervi maggiormente in questa riflessione, vi propongo la lettura di qualche frammento tratto dal primo incipit di Se una notte d'inverno, un viaggiatore, nel quale i libri sono libri stessi, sono soggetti e oggetti di un libro. Sentiamo. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero, lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla, di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito agli altri: no, non voglio vedere la televisione. Alza la voce, se non ti sentono. Sto leggendo, non voglio essere disturbato. Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso. Dillo più forte, grida: sto cominciando a leggere il nuovo libro di Italo Calvino. Oh, se non vuoi, non dirlo. Speriamo che ti lascino in pace. Prendi la posizione più comoda, seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato, coricato sulla schiena, sul fianco, sulla pancia, in poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla sedia a sdraio, sul puff, sulla manica, se hai una manica, sul letto naturalmente, o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione
yoga e col libro Dallo Alto si capisce. Dunque, hai visto su un giornale che è uscito Se una notte d'inverno un viaggiatore, il nuovo libro di Italo Calvino che non ne dimenticava da vari anni. Sei passato in libreria e hai comprato il volume. Hai fatto bene. Già nella vetrina della libreria hai individuato la copertina con il titolo che cercavi. Seguendo questa traccia visiva si è fatto largo nel negozio attraverso il fitto sbarramento dei libri che non hai letto, che ti guardavano accigliati dai banchi, dagli scaffali cercando ultimi diritti, ma tu sai che non devi lasciarti mettere in soggezione. E tra loro si spendono per lettere e lettere, i libri che puoi fare a meno di leggere, i libri fatti per altri usi che la lettura, i libri già letti senza nemmeno bisogno di aprirli in quanto appartenenti alla categoria del già letto prima ancora di essere stato scritto, e così superi la prima cinta dei baguardi e ti piomba addosso una fanteria dei libri che se tu avessi finito da vivere certamente anche questi li leggeresti volentieri, ma purtroppo i giorni che hai da vivere sono quelli che sono una mossa, gli spavanchi, e ti porti in mezzo di calofonaggi dei libri che hai intenzione di leggere ma prima ne potresti leggere degli altri, dei libri troppo cari che potresti aspettare a comprare in quanto saranno venduti a metà prezzo, dei libri di libri come sopra quando verranno ristampati nei cascati, dei libri che potresti comprare qualcuno se ti resta, dei libri che ti hanno detto dunque quasi come se ne avessi letti anche tu, sventando gli spassanti ti porti sotto le torri del fortezzo. Siccome abbiamo sforato, taglio via una parte della riflessione finale, lo dico per la regia. E c'è una frase però in questo incipit che è molto importante, che crea una grande discussione, ed è: lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell'indistinto. A prima vista sembra un invito a distaccarsi dalla realtà, un po' in qualche modo lo è. In effetti Calvino si distaccò dalla militanza politica, abbiamo sentito, ma anche in questo caso resta il dubbio che si tratta soltanto di un passaggio dovuto alla finzione letteraria, ma proprio secondo me possiamo chiederglielo ovviamente, cerchiamo di recuperare con questo piccolo montaggio un po' l'idea che Calvino aveva della letteratura. Vediamo. Agli scrittori che come me non sono attratti particolarmente dalla psicologia, dall'analisi dei sentimenti, dall'introspezione, si aprono orizzonti che non sono certo meno vasti di quelli dominati da personaggi dalla individualità ben scolpita o da quelli che si rivelano a chi esplora all'interno l'animo umano. Quello che mi interessa è il mosaico in cui l'uomo si trova incastrato, il gioco dei rapporti, la figura da scoprire tra gli arabeschi del tappeto. Tanto so già che dall'umano non scappo di sicuro, anche se non faccio alcuno sforzo per trasudare umanità da tutti i pori. Sempre interessato di narrazioni primitive, di fiabe popolari, di antichi miti, di racconti di popoli di altre civiltà. In ognuno di questi racconti c'è qualche cosa di molto misterioso che è
in cui alle volte sembra di cogliere l'essenza stessa del raccontare. A cosa servono i classici? Possiamo dire che servono a conoscere noi stessi. Siamo tutti fatti di elementi fisici, le braccia, le gambe, gli occhi, il naso, ma anche di elementi mentali, forme dell'immaginazione, modi di pensare. Leggendo i classici ritroviamo le origini dirette o indirette di queste forme del nostro pensiero che hanno attraversato generazioni e generazioni modellando il loro modo di pensare e di immaginare. Ecco, le sue posizioni sulla letteratura troveranno poi spazio in un libro particolare e definitivo che si intitola appunto Una pietra sopra, discorso di letteratura e società. E in questo momento, io taglio via adesso perché siamo un po' in ritardo, e fa moltissime cose Calvino, va a presiedere la giuria del Festival del Cinema di Venezia, della 29ª mostra, dove si premia Margherita Von Trotta con Anni di Piombo, ma anche Soli d'Oro di Nanni Moretti, e continua a lavorare con Luciano Berio, ma poi litigherà in qualche modo con Luciano Berio, tant'è che non parteciperà alla prima in programma a Salisburgo di Un Re in Ascolto, giustificando questa scelta con una frase piuttosto dura: dirà, l'opera di Berio, di mio, ha il titolo e credo nient'altro. E si distaccherà da Einaudi perché ha difficoltà economiche, passerà da Garzanti e poi comincerà a lavorare ad un romanzo che sarà poi l'ultimo suo romanzo. È un romanzo breve intitolato Palomar. Palomar è anche il nome di un telescopio particolare molto importante che sta in California. E il senso di questo rapporto sta nel fatto che il Palomar di Calvino è un uomo destinato non solo ad osservare, ma a farlo da osservatore esterno, distaccato da ciò che gli sta intorno. È un periodo in cui molti lavorano da questo punto di vista, penso a Pederan, Thomas Bernhard, Otto Strauss. Questa idea del distacco è molto presente nella letteratura europea. A ben vedere, con Palomar e Calvino sembra avvicinarsi più a questa tendenza, e pur offrendoci anche un congegno narrativo particolarmente originale. Saltiamo e sentiamo appunto un brano, l'ultimo brano che sentiamo, che è tratto proprio da Palomar. Piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda l'onda. Non che egli sia assorto nella contemplazione delle onde, non è assorto, perché sa bene quello che fa. Vuole guardare un'onda e la guarda. Non sta contemplando, perché per la contemplazione ci vuole un temperamento adatto, uno stato d'animo adatto e un concorso di circostanze esterne adatto. E per quanto il signor Palomar non abbia nulla contro la contemplazione e il principio, tuttavia nessuna di quelle tre condizioni si verifica per lui. Infine, non sono le onde che lui intende guardare, ma un'onda singola e basta. Volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge per ogni suo atto un oggetto limitato e preciso. Il signor Palomar vede spuntare un'onda in lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, volgersi su se stessa, rompersi, svanire, rifluire. A questo punto potrebbe convincersi d'aver portato a termine l'operazione che si era proposto e andarsene. Però isolare un'onda, separandola dall'onda che immediatamente la segue, pare la sospinga e talora la raggiunge, travolge, è molto difficile. Così come separarla dall'onda che la precede e che sembra trascinarsela dietro la riva, salvo poi magari voltarglisi contro come per fermarla. Se poi si considera ogni ondata nel senso dell'ampiezza, parallelamente alla costa, è difficile
difficile stabilire fin dove il fronte che s'avanza si estende continuo e dove si separa e segmenta in onde a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza, direzione. Un uomo nervoso che vive in un mondo frenetico e congestionato, il signor Palomar tende a ridurre le proprie relazioni col mondo esterno e per difendersi dalla neurastenia generale cerca quanto più può di tenere le sue sensazioni sotto controllo. La gobba dell'onda venendo avanti salza in un punto più che altrove ed è lì che comincia a rimboccarsi di bianco. Se ciò avviene a una certa distanza da riva, la schiuma ha il tempo di avvolgersi su se stessa e scomparire di nuovo, come inghiottita. E nello stesso momento tornare a invadere tutto, ma stavolta spuntando da sotto, come un tappeto bianco che risale la sponda per accogliere l'onda che arriva. Però, quando ci si aspetta che l'onda rotoli sul tappeto, ci si accorge che non c'è più l'onda, ma solo il tappeto. E anche questo rapidamente scompare, diventa un luccichio d'arena bagnata che si ritira veloce, come se a respingerlo fosse l'espandersi della sabbia asciutta e opaca che avanza il suo confine ondulato. All'immaginazione dei lettori, che ha loro coinvolgimento emotivo, eppure viene accolto molto bene quando esce, forse perché in quel periodo c'è un grande bisogno di questo tipo di letteratura che si contrappone magari a una narrativa di altro tipo, il neorealismo di un tempo, la sperimentazione fino a se stessa, oppure anche una certa letteratura giovanile che recuperava, se volete, la tradizione di 30-40 anni prima della Big Generation americana, la letteratura dell'io, del viaggio, insomma quella un po' anche della mia generazione e dei più giovani di allora. E Palomar è anche una sorta di testamento letterario, di sicuro involontario evidentemente, perché nella notte tra il 18 e il 19 settembre dell'85, a causa di un'emorragia cerebrale provocata da un ictus che l'aveva colpito di 13 giorni prima nella sua casa toscana di Roccamare, muore Italo Calvino, ancora giovane, a soli 61 anni. Bisognerà attendere altri 3 anni per leggere i suoi inediti, ma in questo caso si trattò di saggi, quelli che Calvino aveva scritto qualche mese prima di morire per preparare le lezioni che avrebbe dovuto tenere nell'anno accademico 85-86 presso l'Università Americana di Harvard. Il libro pubblicato da Garzanti venne intitolato per l'appunto Lezioni Americane, con sottotitolo 6 proposte per il prossimo millennio. In realtà noi ne conosciamo solo 5 di queste lezioni, perché l'ultima, la sesta, dedicata al tema della consistenza e basata su un'analisi del romanzo di Herman Melville, Bartleby, lo scrivano, non fece in tempo a scriverlo. L'obiettivo era quello di dedicare le conferenze ad alcuni valori o qualità o specificità della letteratura che gli stavano particolarmente a cuore, cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio, come scrisse in una breve introduzione in testa. Per approfondire il discorso sulle lezioni americane avremo bisogno di molto tempo e appunto non ce l'abbiamo, perché stiamo per concludere questa serata, ma possiamo cercare di sintetizzarle in poche battute, se non altro per creare curiosità tra chi in questa sala non avesse avuto ancora l'occasione di leggere questo libro. E se nella prima lezione Calvino sceglie la leggerezza a scapito del peso, pur non buttando il peso dalla finestra, citando tra gli altri Ovidio, Eugenio Montale, Milan Kundera, del quale era appena uscito L'insostenibile leggerezza dell'essere, un libro per sé, ma molto bello, Boccaccio, Cavalcanti, Dante, Cervantes, Shakespeare, Jonathan Swift, Leopardi, Kafka, Gustave Doré. Nella seconda, per parlare della rapidità,
chiama in causa, sempre tra gli altri, una leggenda di Carlo Magno raccontata dallo scrittore romantico francese Barbé d'Aurevilly, nonché testi di Petrarca, Scheherazade, di nuovo Leopardi, Jorge Luis Borges e lo scrittore guatemalteco Augusto Monterroso, alcuni dei quali erano da decenni punti di riferimento principali di Calvino. Leopardi è centrale anche nell'analisi dell'esattezza assieme ad Edgar Allan Poe, Baudelaire, Mallarmé e Valéry. Mentre per riflettere sulla visibilità si affida tra i tanti a Dante, Ignazio de Loyola e Giordano Bruno, ma anche, facendo un salto temporale notevole, a Henry James e a Samuel Beckett. Infine, per parlare della molteplicità, fa riferimento a Carlo Emilio Garda, in particolare a quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, a Robert Musil, a Marcel Proust, a Thomas Mann e a Jean Perec. Basterebbe questo lungo elenco a farci capire quanto fossero vasti gli orizzonti culturali di Calvino, le cui lezioni americane nel 2011 suonano ancora come consigli preziosi. Se fosse ancora vivo, avrebbe 87 anni, come altri suoi coetanei ed amici che ancora oggi dettano l'agenda politica, giornalistica e culturale di questo paese. E in tal senso basta pensare al suo vecchio compagno di scuola, Eugenio Scalfa. Lui purtroppo non c'è più da tempo, ma per fortuna ci sono i suoi tanti libri che riescono, almeno in parte, ad occupare tra noi lettori il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. E rileggere le sue opere oggi è senza dubbio il modo migliore per ricordarlo e celebrarlo. Buonanotte.